Nuovo appuntamento con SOS Arezzo TV. Io mi chiedo, caro Beppe, quanti SOS dovremmo ancora fare qui all'area ex Lebole. Eravamo stati facili Cassandre, anche se molti politici dicono non voglio fare la Cassandra, ma in realtà la stanno facendo. E che quel progetto che era stato approvato, che noi facevamo una diretta di ore e ore per documentare, che quando il Consiglio Comunale approvò la riqualificazione dell'area ex Lebole con questo ibrido commerciale, residenziale, però è rimasto solo il commerciale, che insomma era un progetto destinato probabilmente a non vedere mai la luce, adesso i nodi vengono al pettine, perché pare che il colosso Esselunga si sia ritirato, stessa cosa l'altro colosso dell'elettronica, e quindi il sindaco dice che il proprietario dell'area, Carrara, dice che vuole andare avanti, però è stanco, e lo capiamo e lo comprendiamo. E quindi, tra l'altro, i cancelli oggi li abbiamo trovati completamente aperti, non so se sono rimasti aperti da Ocarizzo addirittura, perché l'area viene usata come parcheggio, tutto aperto, quindi possiamo andare tutti all'area ex Lebole. Allora, fino a qui ormai è la storia vecchia, stravecchia, da quando purtroppo la Lebole è chiusa, fino a che non collimeranno tutti gli interessi particolari che gravitano su quest'area, la area Lebole sarà sempre così, perché purtroppo questa città è governata da interessi, destra, sinistra, centro, e fino a che questi interessi non si metteranno d'accordo, questo sarà il risultato dell'area Lebole. Io devo fare mia colpa, però. Su cosa? Su quello che votai quando Lucarini propose di farci l'outlet. Hai votato contro? Ho votato contro. E perché? Perché logicamente l'indirizzo era quello di partito di votare contro. Devo ammettere di aver sbagliato, secondo me. Avremmo avuto un bel risultato, avremmo avuto un'area già bella, definita, avremmo avuto un centro commerciale importante invece di mandare la gente a Foiano come oggi va. Sicuramente non ci sarebbe stata questa problematica, però purtroppo, perché in questa città comandano certe corporazioni, l'interesse era quello comunque sia di cercare di mantenere il mercato al centro, i negozi e le botteghe, e questo è il risultato. Purtroppo in Italia abbiamo la legge di libera concorrenza, ma la libera concorrenza viene fatta solo esclusivamente quando interessa e non nell'interesse generale, ma nell'interesse particolare. Secondo te c'è qualcuna di queste corporazioni, qualcuno di questi personaggi, forse del vero potere aretino, che gode nel vedere questo stato? Sicuramente sì, perché qui ci sono degli equilibri da rispettare, fino a che questi equilibri non saranno rispettati, la Lebole rimarrà così, non c'è niente da fare. Ci sono poteri occulti che fanno sì che qui ci deve venire una certa cosa che interessa in particolar modo a qualcuno, altrimenti se non c'è niente da fare. Questa città è gestita così, quindi è inutile che qualche consigliere faccia i piagnistei, è la precedente amministrazione, è di qua e di là. Prima di tutto pensi a fare e non a piangere. E visto che questa cosa viene da lontano, quando c'era l'amministrazione di centrodestra, poi di centrosinistra, di centrodestra, lasci perdere, che questa non è competenza di amministrazione di centrodestra e centrosinistra, ma è soltanto competenza di interessi particolari che non collimano in modo da poter andare avanti con quest'opera. Ti faccio una domanda. Quando uno si candida a diventare sindaco, che sia di qua, di là, è consapevole che poi dovrà fare i conti con questi gruppi? Cioè, nel senso, lo sa, nel senso, è un'autolimitazione, quindi non c'è bisogno neanche che nessuno gli dica niente, lo sa e basta. Oppure magari nei sotterranei della politica prova a fare qualcosa e si scontra, cioè come funziona? Ma tu che ci sei stato? Lo sa fin dall'inizio, dal momento in cui c'è la campagna elettorale, perché bene o male alcuni gruppi appoggiano quella, alcuni gruppi appoggiano quell'altro, quindi di conseguenza poi il sindaco eletto comunque sia deve sempre ascoltare qualche interesse che l'ha fatto eleggere. Diventa difficile poter stare al di fuori da tutti questi giochi economici, perché in effetti poi diciamo che l'economia si basa su questo, e quindi di conseguenza cercare di dare seguito a certi indirizzi avuti. Certo, sarebbe bello poter dare un colpo al cesso e un colpo alla botte, fare gli interessi di tutti, particolari e anche generali, però invece purtroppo questo non avviene.
Però scusa, qualcuno ne paga tipo me. Il progetto che... Ma perché ridi? Ne paga tipo me. Ho capito. Lo so. Perché io non, poi non dai retta a certi interessi particolari. Ho una mia idea, che adesso non abbiamo il tempo di... Che una parte comunque di quello che è successo nella bufera che ha investito appunto l'epoca Lucarini, forse, non tutto ovviamente, ma una parte è spiegabile anche con alcune politiche tipo questa, un po' rivoluzionarie che lui voleva fare. No, non, ovviamente non è solo questo, però un po' secondo me, da parte di qualcuno la cosa è stata tirata fuori, no? Beh, secondo me però sì, può darsi che non abbia dato... A prescindere dai fatti, sì. Dato esito. Infatti ce ne tanti che magari non li sappiamo neanche, no? No, però il problema è questo, che sicuramente era la prima volta che il centrodestra andava al potere. Lucarini è stato un buon sindaco per la città di Arezzo, ha avuto anche le possibilità di poter fare, perché è stato l'ultimo anno in cui ci sono state le risorse per poter fare. Però sicuramente aveva poi dei centri di interesse all'interno del Consiglio Comunale che non gli hanno permesso poi di andare avanti e di fare quello che voleva. E qualcuno forse gliel'ha fatta pagare. Qualcuno gliel'ha fatta pagare. Volevo dire quello. E, però ora avevano trovato una quadra, perché adesso tutti si ritirano? Cioè, non è questo che volevano, farci questi grandi colossi? Ma sicuramente non è andato avanti il progetto che doveva andare avanti, certi interessi non collimano più. E diciamo che c'è anche il problema adesso della situazione economica in generale. Tutti questi supermercati. Bravo, che era più una era stato detto subito. Sì, vabbè, era più un'altra S lunga, più dei passare per coppe, da parte della supermercata, sicuramente avrebbe danneggiato anche l'altro dell'S lunga. Certo. Quindi c'è anche questa situazione qui. Quindi ma che succede adesso secondo te? Ah, sicuramente non lo so. Così. Sicuramente non lo so, perché qui sono migliaia e migliaia di metri quadri, metri cubi. E costano, perché poi costano. Costano, sì. Dover utilizzare tutti diventa veramente un problema, non lo so. E più c'è che uno arriva dall'autostrada e si trova questo spettacolo. Che uno dice, che dove sono capitato? Sì, questo è vero. Questo è vero. Cioè, perché dall'autostrada, dal raccordo, la prima cosa che noti è questo. Passando da qui. Meno male che hanno tolto il cartello. Con il e poi insomma, adesso addirittura il cancello è aperto e invita tutti a entrare. Tanto entrano lo stesso, ovviamente non c'è bisogno del cancello, però è un incentivo ulteriore a venire qua dentro, che è un'area anche un po' pericolosa. Visto anche cosa è accaduto, incendi. Poi, non è illuminata per niente la notte, quindi... nonostante questi sono spenti, perché sono privati, spenti, e quindi quell'area è completamente al buio. Insomma, è un'area fantasma che fa quasi impressione entrarci, dobbiamo dire. Tu pensi che era il centro della città di Arezzo, il centro vitale della città di Arezzo. Il centro del degrado. È il centro del degrado. Ciao.